la Romagna del tifo si mobilita al gran completo. Non solo la Romagna. In Giappone, si sa, i rossoneri hanno infranto molti cuori. Baresi e compagni ringraziano per l'accoglienza con fiori e bel gioco, ma bisognerà attendere il 91esimo perché il Milan abbia ragione d'un Cesena mai domo. Gullit esegue una punizione bomba, Fontana non trattiene e Van Basten realizza il gol partita. Il portiere Fontana è uscito in lacrime e non poteva essere diversamente. Era riuscito sino ad allora a metterci sempre una mano, un pugno o un piede sulle tantissime palle gol costruite dai rossoneri, facendo gridare al miracolo su una punizione di Donadoni al 21esimo dal primo tempo e ad un colpo di testa di Van Basten al 7° della ripresa. Abbiamo giocato molto bene, avevamo tenuto fino al 90esimo. Poi al 91esimo abbiamo preso gol su un'azione... una punizione, una palla deviata che è schizzata, non è stata trattenuta, Van Basten come un falco ha buttata dentro. La cosa che mi dispiace è che negli ultimi 3 minuti abbiamo avuto 4 punizioni dal limite. Io penso che tutte e 4 non ci fossero, onestamente. È un Milan decisamente migliorato rispetto alla scorsa domenica. I rossoneri cominciano a trovare le giuste geometrie, sfruttando soprattutto gli scambi brevi. Qualche errore viene ancora commesso in difesa, soprattutto nel primo tempo, dove Nobile prima e Pierleoni e Ciocci poi trovano sulla fascia sinistra una corsia d'autostrada che gli permette di arrivare a tu per tu con Pazzagli, sbagliando però clamorosamente la mira. Il Milan trova quindi il gioco, ma non la fortuna. La traversa trema al 43esimo per ben 2 volte. Gullit sembra salire domenica dopo domenica. Questo è normale, lui è un grande giocatore e ha solo bisogno di giocare con continuità. È un trassinatore, sia lui che Baresi sono veramente i nostri trassinatori, ma accanto a loro direi che abbiamo un gruppo di ragazzi notevolissimi, di grande carattere, di grande temperamento, di grande volontà e anche di grande correttezza, se mi è permesso, perché credo che i giocatori del Milan siano molto corretti in campo. Il secondo tempo è tutto targato Milan. Il Cesena impensierisce una sola volta Pazzagli, con Piraccini lanciatissimo. Uno solo il gol, ma molte le azioni da Moviola. Nel primo tempo Barcella su Van Basten. Poi è Calcaterra ad infastidire Agostini, rimasto oggi troppo in ombra. E poi ancora, al 33esimo del secondo tempo, Calcaterra abbraccia troppo affettuosamente Gullit in area. Ecco le nostre pagelle: Cesena, Fontana 8, Calcaterra 6,5, Nobile 6,5, Esposito 6, dal 46esimo Del Bianco 5, Barcella 5,5, Josic 6, Pierleoni 6, Piraccini 6, Amarildo 5, Giovannelli 4,5, dal 79esimo Gelain senza voto, Ciocci 5,5, Milan, Pazzagli 6,5, Tassotti 6, Maldini 6, Carbone 5,5, Galli 5,5, Baresi 7, Agostini 5, dal 62esimo Gaudenzi 5,5, Donadoni 7, Van Basten 7, Gullit 7,5, Evani 5,5, dal 71esimo Stroppa 6. Da Cesena per Pressing Siria Magri, le interviste erano di Luca Serafini.